Oh, scemo di merda, guarda che ti spacco il culo. Bravo! Vieni che ti inculo! Mamma. Stellina in brodo. Non so giocare questo gioco. We'll be right back.
tutti. Oddio, ma dove sono? Dove è andata la telecamera? Buonasera a tutti, ragazzi. Benvenuti in questa nuova live di Hogwarts. Sperando in bene. Sto giro si è acceso. Il gioco. Aspetta, un po'. Stai ferma lì. Il gioco si è acceso a sto giro. La telecamera. La telecamera birichina. A sto giro, dicevo, il gioco si è acceso. Dobbiamo vedere un po' di cose. Contatto con noi qua c'è Edo. Vero, Edo? Ciao. Ciao, la telecamera intanto si muove da sola. Ciao, sì, ciao tu. Esatto, l'ho costretto a essere qui con me stasera. Oh, ciao Rin, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Come sto? Sto bene, dai, però. Però bene, voi come state, ragazzi? Sì, la telecamera, esatto, si muove come cazzo vuole. Perché devo prendergli un treppiedi degno e ancora non gliel'ho comprato. Quindi... Fidati di me, prendi un monopiede. Un monopiede. Quello che ho io, che lo attacchi alla scrivania come tipo una pinzetta. Ecco, giusto. Penso farò così. Perché sennò non hai spazio. No, infatti non ce l'ho proprio spazio sulla scrivania. Farò così sicuramente. Così almeno. Umani, ma è normale che il budino abbia dei pezzettini più solidi al suo interno? Dipende dal budino, immagino, no? Sì, magari c'è tipo una bolla di cacao che non è stata ben incorporata ed è rimasto un po'. Cioè, dipende, immagino, da quello. Però vabbè, allora ragazzi, voglio essere totalmente sincera con voi. Ditemi come state innanzitutto, che ancora non me l'avete scritto, eh. Allora, voglio essere totalmente sincera con voi stasera. Ho avuto un po' di problemi ad avviare il gioco. Cosa è successo? Che probabilmente ci saranno delle cose che non vanno. Speriamo di no. Nel senso, non si può dire, vero Edo, quello che facciamo noi sul gioco? Ma in realtà nessuno ti vieta di usare un account in comune, però vabbè. Vabbè, comunque io e Edo abbiamo lo stesso gioco, quindi abbiamo avuto un po' di problemi nel... Cioè, proprio lo stesso account. Abbiamo avuto un po' di problemi nel giocare il gioco, no? E purtroppo a Edo gli ha cancellato delle cose. Io non ho ancora aperto il gioco. Spero che a me non mi abbia cancellato l'ultima volta che abbiamo giocato, perché sennò faremo tipo una live uguale praticamente alla scorsa volta e non avrebbe senso. E quindi se è così che mi ha cancellato le cose, io direi che passiamo a un altro gioco, così poi le altre cose che devo rifare le faccio da sola e poi riprendiamo Hogwarts, perché rifare di nuovo, fare una live uguale, non mi sembra il caso. Non so voi che cosa dite. Speriamo di no. Io mi ricordo che avevo stoppato, che avevo appena trovato la testa del tizio nelle zucche. Quello lì avevo stoppato nello scorso episodio. Quindi se non stavo più lì, facciamoci due domande, giusto? se non stai più lì. Tra l'altro l'ultimo aggiornamento che hanno fatto è buono, perché hanno sistemato un sacco di problemi di... Ma a me non mi ha aggiornato niente, sai. O che l'hai fatto in background senza accorgersi, infatti, però l'ultimo che hanno fatto ha sistemato un po' di roba. Impostazione. Ha sistemato la grafica, più ottimizzato, gira un po' meglio. Ci sa, scusa. Come doveva uscire, diciamo, l'hanno sistemato un mese dopo, però vabbè. Vabbè, meglio tardi che mai, no? Sì, avrei preferito farlo uscire un mese dopo e levarmi magari, vabbè, facciamo stare. Ivan, comunque io sto benino, grazie. Rain, diciamo che si sta. Sto dando di matto perché a mezzanotte parto per una gita e diciamo che la mia testa da di matto e ho le sensazioni, mie. Ma che senso a mezzanotte parti per una gita? Magari è una gita con la scuola, non so. Ah, ma a mezzanotte? Se devi partire e andare lontano, anche a me è capitato di partire di notte. Madonna tuia, porca troia maledetta. La troia ha attivato solo parolacce. Mi dispiace, devi solo dire le cazzo di parolacce tutto il tempo. No, vaffanculo, io non lo faccio, porca troia. Sto male, cazzo. Merda. Ma perché cazzo a mezzanotte? Cioè, ma perché sti cristiani devono alzarsi a mezzanotte per andare a fare una minchia di gita di merda? Figa, se devi arrivare alle cazzo di 10 in Bulgaria, che cazzo ne so dove minchia devono andare loro, ti svegli, vai a mezzanotte e non rompi coglione. E che cazzo? Che cazzo? Ma porca troia. Cristiano è una parolaccia. Beh, più o meno, no! Non si dice, porca puttana. Questa cosa mi piace, la capra di merda, no. Ma perché metti sempre le cazzo di capra alla fine delle frasi? La battuta cazzo di Bulgaria. Sto
male. Vabbè, vogliamo avviare sto gioco di merda? Avviamolo, raga. Questo non era, non faceva parte del pre. No, esatto, perché è un gioco di merda, Hogwarts. Figa. Non lo so, ah, soffoco. Perché le capre sono buone. No, ma porca troia, Ivan, ma sempre con queste frasi del cazzo se ne esce. Che veramente. A mezzanotte parto per una gita di classe perché è di più giorni e domani alle 11:12 dobbiamo essere a Cinecittà. Figo, porca troia, molto figo, porca puttana. Minchia, sto cazzo. Sto cazzo. Sì, infatti, basta, possiamo... Basta, sì, sì. L'ultima cosa, l'ultima cosa, che rottura di coglioni, però. Ok, basta parolacce. Oddio. Comunque io adoro le emoji che metti a fine di ogni cosa, tu gli danno quel senso in più alla frase. Allora, partiamo. Vediamo un po'. Sperate per me, ragazzi. Incrociate le dita. Questo è Edo, non sono io. Incrociate le dita. Questa sono io. Che vestito di merda. Incrociate le dita, ragazzi. 1 marzo, l'ultima volta che ho giocato era l'1 marzo. Non mi ricordo. Minchia, 19 giorni fa? Vado a controllare le live prima di aprire per la brutta sorpresa. Zero Horizon video. Dimmi di sì, ti prego. 17 giorni fa. Aspetta, però guarda che poi io non ho giocato l'ultima volta che ho fatto la live di Hogwarts, perché si buggava. Guarda bene. Allora, non è quello col titolo con la scopa, ma quello prima. Non quello con la scopa. Video. Dimmelo. Ma quando posso avere anche io quella? Ah no, quella è la scopa. Ma la vera domanda è... Sì, esatto, quella. 19 giorni fa, sì. Sì! E vai, cazzo! E infatti, eccomi! Non che bello! Che non mi sono mangiato il tuo aggiornamento. Meno male, che bello! Aspetta però, perché mi devo ricordare come si fa a fare le cose. Oh no. Oh no, come si fa a tirare le cose? Così. Ok, e per difendersi Y. Ah, io mi sa che non sento perché mi hai fatto lo streaming dello schermo e non dell'app, ma fa niente. No, lo metto, al volo. Posso sentire dalla live? No, che poi arrivi in ritardo. E poi mi sento io, oddio, no. Top. Ecco qua. No, oddio. Ragazzi, che bello si gioca, siete pronti? Oddio, godo, sì! Edo, non si mangiano gli aggiornamenti, sì! Sto male. Devo mettere l'altro che fa su. Ok. Ogni volta che accendo Hogwarts mi lagga anche la cam, raga. Non lo so, vediamo un po'. Però vabbè. Su. Ok. Allora, com'è che si faceva a vedere un po' che cazzo devo fare della mia vita? Ah, di qua. Allora, le missioni. Seguiamo. Oddio, c'ho tutte queste qui in realtà da fare. Però quelle con l'incantesimo le ho fatte tutte, no? Sì, sono tipo... Aspetta. No, sì, perché mi sono ricordato adesso che i punti canali si chiamano i bocchini d'oro. Sì, non te lo ricordavi? No. Non l'ho più cambiato, e che era bello, i bocchini d'oro. Andiamo. Ah, avete sentito che hanno messo, volevano fare un aggiornamento per i gatti? Per cambiare il modello 3D dei gatti che è atroce? No. Ah, okay. Praticamente chi ha creato Hogwarts Legacy ci è rimasto male per come gli utenti nel gioco trattano i gatti, che gli fanno tipo tutte le magie, no? Cioè sono un sacco di... Hanno messo loro la possibilità di farlo. Sì, l'hanno messo, ma non pensavano che trattassero così i gatti, si vede. E infatti io non l'ho mai fatto un incantesimo sul gatto, sinceramente. Cioè forse solo un levitare, leviosa e basta. Vabbè, ma raga, è un gioco. Vabbè, però, poverini.
E niente, come quindi dire, hanno che faccio deciso. GTA e dico: oh no, guarda come trattano i pedoni. Vabbè, ma i pedoni sono i pedoni. Ah, beh, allora. Comunque hanno Vedo una prova di deciso. Merlino quando la vedo. Cosa fare qua? Di Comunque mettere la malva. hanno deciso che i gatti possono fare il proteico e ti possono rispondere con una Avada Kedavra. Invece Ma. per me è una cosa bella. Ci Sì, sta. fa ridere. Più che altro fa ridere come l'hanno implementato. Sì, Se per invece me. mettiamo anche gli invulnerabili, no. No, è stato bello così Aspettiamo. perché così imparano. A far cosa? Cosa devo fare secondo voi? Affermativo. Lady Outlaw. Boh, c'è un cristallo, prova a fare l'humus. Ah, non ce l'ho. Oh no, ho sbagliato. Sbagliato! Come cazzo si fa? Ok. Voglio indietro i miei bocchini. Perché cosa li hai usati, scusa? Lumos. No, non funge. Chi è che ha detto così? Oh, Ah, l'altra c'è. volta che ha tipo usato e non gli è riscattato niente. Ma non era venuto fuori niente, non te li posso ridare io i bocchini d'oro, cioè non posso farci niente. Allora. Se è andata, è andata. Io la coda delle richieste c'avevo Toya che aveva messo la moneta parolacce e l'abbiamo fatta, quindi non gliel'ho ridati a te. Cosa possiamo fare? Non ci posso fare niente. Deve guardare, non può fare nient'altro. Ma cosa devo fare con Hai sti provato? bocchini? Hai fatto l'humus? Sì, ho fatto l'hummus, Qual non è il ho. reparo? Eh? Qual è il Sì, reparo? no, ma ho fatto anche l'hummus, ho cambiato. Che due Allora, coglioni. niente. Guarda. Zai, vedi le farfalle? Avvicinati, fai l'humus e attira le farfalle sulla pietra. Infatti, a me ricordavano gli specchi. Sì, Ma vero? mi ricordavano gli No, specchi che vabbè. ci sono dentro Overwatch. Grazie Sì, dentro che. Overwatch, dentro Hogwarts. Grazie che mi aiuti con queste, mi aiutate con queste cose, siete troppo intelligenti. Maren ha già giocato, sta smurfando. Ma Rain è intelligente. Sta smurfando, Ma è non intelligente, vuoi dire il vale. contrario? Ti No, no, mi hai detto che non è spanco intelligente. due. Andiamo. Topica. Wow, ce l'ho fatta da sola con le mie sole forze! Hai visto? Hai visto? È perché è Ciao creduto Max! nella forza della magia. Grazie mille che mi tieni sottofondo! Per i gatti. Vabbè, così imparano, figa. Sti stronzi che maltrattano i gatti. Insomma, io ero uno di quelli, pezzo di merda. Immagina, cioè, prende sempre che uno fa Wingardium Leviosa sui gatti nel gioco. Oddio. Ecco, immagina uccidere i lupi. I lupi se lo meritano. Sì. Vabbè, i gatti sono gatti da compagnia. Cioè, non li puoi far male i gattini da compagnia. Cosa fanno Vabbè, gli quelli fai là? Wingardium Leviosa, fai ui. Vedi Come pure le prenderli in capre, braccio. poverine. Ecco. Guarda, guarda, guarda come cade, guarda. Oddio mio, che ride. Ok, torniamo Ecco. sui nostri passi. Cos'è quella cosa rossa lì? È fuoco. Wow, una candela. Un'altra. Sembra piuttosto buio lì dentro. Wow. Non che questo mi abbia mai fermato. Esatto, non che questo mi abbia fermato. Dio raga. Madonna mia, quando corre così veloce mi sminchia Non ti sei mai la fermato davanti a un buco oscuro. testa. Beh. Che dire. Tu, Edo, ti sei mai fermato davanti a un buco oscuro? No, mai. Che Come mai? Non dite cazzate. ne so, davanti a un buco oscuro pensi che Ma abbia devo visto. scendere lì vuol dire che devo fare tutta la strada? Che palle. Ma non c'è la scopa? E No, non ce l'ho la scopa. Perché perché non hai preso ancora la scopa? devo prendere la scopa? Sì, ci sono le si prende abbastanza presto la scopa in realtà. Cioè io ce l'ho già da un po'. Ma non è vero, eh. Io non ce l'ho. Perché non hai Scusami. fatto le missioni giuste? Ma come? Al volo. Dov'è? Fantasma è il nostro amore. Descendium. Tesoro del castello. Cos'è il riposo di Cornacchia? Niente. Ok, quello di ragni, mi sembra. È quello che sto facendo adesso. Oddio. Per ottenere Fallo, fallo. Expelliarmus qui. No, Allora ti manca ancora un pochettino. per avere. No, ce l'ho già Expelliarmus.
Ok, faccio questo. Allora non devo avere la scopa. Non sono io che sono No, dovevi entrare indietro. nella foresta proibita, ma non so che giro hai fatto. Mi dice così. Immagina bruciare vivi i lupi. Poveri lupi. Mi dice di fare sto giro. Obla. Cos'è che c'è qua sotto che mi... cos'è che c'è qua Boh. sotto? Lo so, Zai, io ho giocato praticamente quanto te. Sotto? Oh mio Dio. Cos'è Statua che schifo? maledetta. Statua della morte. Andiamo a vedere. Oddio, c'ho un Ciao po' di paura. Marta. Ciao Marta! Oh, amore, grazie per l'abbonamento dei 15 mesi! Grazie mille, amore! Oddio, i cattivoni! Se 50 metri ti ha dato un sasso gigante. Oddio. Ma è un po' tardi per fare il proteggo, che dici? Anche perché quelli rossi non li puoi proteggere, devi Oh schivarli per forza. cazzo! Ma io non c'ho vita, non c'ho un cazzo! Ma c'è. Vieni. Niente. Scappa, scappa, scappa! Ma c'hai la mega magia. Mega magia quale? Come si Quella fa a farla? azzurra che fai scappa, boom. R1, L1. Come si fa a farla? L1, R1. È morto secondo te? No, sono stato colpito da un fulmine. Ah, ok. E l'altro? L'avevo già ucciso. E Marta, l'hai fatta l'art? No, per Marta non ancora, ma non so se Marta vuole apparire in questo, in questa cosa. Grazie ancora per Perché? la sub, Marta. Non lo so. Marta, vuoi che ti faccio uno sticker con la tua faccia? Ah, intendi No, ma l'arte per l'art è il Marta. disegno. Ma Marta, tu lo vuoi l'art per i 12 mesi? Beh, E beh, tanto se lei vuole qualcosa, gliela faccio. ma Sempre. sì, ma shh, è per il brand, È per il brand. cazzo. E questo? Come si fa a fare le pozioni per curarsi? Non ce n'è più! Devi andare alla lezione di pozioni dove c'è il paiolo e fai blu 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 blu. Oppure Ovvero? E adesso come faccio? Devo andare a vai picchiare a qualcuno? comprarle. Vai a comprarla al Ma adesso devo negozio andare a picchiare di. qualcuno? Sì. Tra l'altro mi sembra che è abbastanza difficile sto. Cioè, non è difficile, però. Oh no! Devi combattere un bel po'. Vabbè, ho preso un teletrasporto vicino, però... Che faccio? Le vado a fare? Aiuto, ragazzi! E No, vai, al massimo muori, cazzo te ne se muoio, frega. poi lo devo fare 50.000 Ah, volte. va, c'è il checkpoint. Vabbè. Vabbè. Mettiamo questo, va. Che dobbiamo fare i picchiaduri. Oh no! Ho tirato una verdura. Eccomi qui, come promesso. Eccomi qui, come Salve promesso. l'uomo, Richard Ah, Cornelia. Non non mi l'hai dire neanche che fatto il sei disegno per il arrivato al tatuaggio che ti mondo per aveva sfidare chiesto. la Ma foresta non è proibita e vero. inseguire l'avventura. Che bugiarda, sì che gliel'ho Non vedo l'ora che fatto, si ce l'ho parli. già, dobbiamo aspettare i Seguimi, ti colori. accompagnerò il più in là possibile. Ma Ma perché dice adesso queste ti cose, pregherei non di Tsukikos? vedere il luogo della mia dipartita. Tieni gli occhi aperti e cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi, di intramuros. È latino. O greco. O greco. Sto Come male. puoi immaginare, non ascoltavo molto a lezione. Andiamo? Andiamo. Ti devo It's seguire? Levi Osa. Not Oh, Levi grazie per Osa. il follow, Lord! Sì, alcuni punti di Oh, di qua. riferimento, un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene. Vedi, ho finito tutte quelle verdure. Vedi quelle verdure lì? Le ho finite perché le lanciavo per caso. Sei stato molto utile. Grazie. Oddio. Dio, avete sentito anche voi? Che È ansia. sorprendente quante cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Ah, ma perché è la foresta proibita questa? Vabbè, qua c'è il checkpoint, quindi in realtà potrei Sai andare a una cosa? fare. Più ci avviciniamo, più cose ricordo. Probabilmente è meglio che lasci fare a te. Ah. Prosegui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la vasca per uccelli. Adieu. Forse questo è latino. O è greco? No, Dio mica è francese, deficiente. No, ciao.
Oddio, i ragni. Ciao Zai, indovina chi sono. Lord of T-t-t-t-t. Secondo me sei Mark. Hello, ciao Jacopo. La tua sub, Jacopo, guarda che non scappi a sto giro, eh. Oddio, no, chi mi ha visto? Oddio, che brutto. Ma stai facendo? Già attacco, no? Perché mi fa schifo. E allora non so come fai a farla sta missione. Sai. Oh mio Dio, quanto mi fa schifo. Madonna. Che sbocco, mamma mia. No, basta. Non vuoi fare al posto mio, Edo? No. Io l'ho già fatta, è troppo lunga, non ci voglio. Troppo lunga. Ma brava, grazie, grazie. Hai detto che saresti passato, dai. Dai, io te lo dico, questa missione è tutta contro i ragni, cioè dovrai uccidere 20 ondate di ragni. Non so se lo voglio fare. Ma chi è che mi sta attaccando? Ma chi è che mi attacca, pezzi di merda? Ma perché questo balza? Basta saltare. È morto? Oddio, guarda come grande quello. Non ce la posso fare. Poi non ho le pozioni. No, vi prego, non ce la faccio. Tsukikos. Lancio di verdure. Amore, Tsuki. Ma dai, i ragni sono bellissimi. Pensali come dei gatti a quattro zampe e le zanne e altri sei occhi. Oh, basta. Rain, dai, alzati di livello con le missioni secondarie e poi falla, perché ora non hai neanche un buon livello per battere i primi ragni. Quando vai a erbologia dici che adori le patate, ma la prof... E i capelli che sono di pizza porco. Bene, sono contenta. Ok, io ascolto il consiglio di Rain. D'accordo? D'accordo? E va bene. Come va bene così? Facciamo questo, dai. Fallo, fallo. La prima missione secondaria. Io l'ho fatta, cioè ok, non è difficile. Non me la faccio accettare. Se hai effettivamente paura dei ragni e ti viene l'ansia, allora posso capire, però non è difficilissima come missione, io l'ho fatta. Cioè. Sì, voglio abbandonare sta cazzo di missione. Ah, ok, perché ecco perché non me la facevo abbandonare, perché ero entrata ormai nel mood. Vabbè, tanto sappiamo dov'è il teletrasporto, no? Bravo, trattieniti. Se li lasci gli fuga. Eccomi qui, come promesso. Sì, ciao, in culo. Allora, facciamo un po' di missioni secondarie al volo, dai. No, facciamo in fila. Questo. Com'è che si faceva a teletrasportarsi, Edo? E guarda la mappa, scegli uno dei focherelli e premi la X. Ma come si fa con la mappa? La mappa si apre col select. Poi vai su mappa Hogwarts. Ma... questa cos'è? Vai su mappa, la missione, sì. Vai su mappa Hogwarts. Ok. Ma lo sei e vai dove devi andare. Ma non l'ho selezionata, scusami. Boh, tu vai a Hogwarts. Aspetta, fammi vedere. Sì, l'ho selezionata. Tuffati nel lago nero e trova l'astrolabio. Astrolabio? Ah, l'ho già fatto, l'ho fatta questa, sì. E quindi... mappa... Hogwarts e poi dove minchia devo andare? Dov'è il lago nero, scusami? Non devo andare ad Hogwarts. Il lago nero è appena fuori Hogwarts. Quindi? E scegli uno dei cosi e poi te trasporti. Vabbè. Sennò vai in mappa in generale.
Vediamo. Perché l'altro Zai ha quasi 8 livelli di differenza dei primi ragni. Ah sì. Allora è il caso di fare. Botte ai ragni. No. C'ho paura di quei ragni. Dai, facciamo solo qualche missione secondaria e poi come ultima cosa andiamo dai ragni. Che paura. Quindi dove cazzo devo andare? Ma perché non mi dà... Ah, è quello. Ma perché non me lo dà bene sulla mappa? Cioè, non capisco perché... Oddio, i quadri. Non capisco perché non me lo dà bene sulla mappa. Dove cazzo? Prova a fare mappa generale. Cazzo. Il lago nero è lì, qui in giro, cioè... Prova ad andare dove c'è quello, il primo verde appena sopra. Ecco, prova ad andare lì e poi torna in giù. Questo intendi? Sì. Proviamo. No, ai ragni. Schifo. Ho avuto una paura, mamma mia. Che brutti. Dopo mi compro un po' di pozioni perché non c'ho voglia di farle. Ma io lo so un sacco. Quanto costano? E qualche centinaia di moneta d'oro. Ok. Mi dice lì. E perché non me lo danno? Boh. E non... Sarà quello? Oddio! Mi fa fare tutto il giro? E dai! Corri, corri! Paura, Potter! FIFA, Potter! E salto! E dai! Madonna mia! Non capisco proprio perché non me lo dà. Mi sembra assurda come cosa, no? Oddio, che battuta. Che è successo? È uno in chat. Ha scritto. Vai. Madonna, si è rotto la rotula saltando. Rotulata via. Sto male. Dopo questa battuta, Mark, devi fare l'abbonamento, eh? Lo banno, ah no. No, devi fare l'abbonamento. Ma no, vedi che non posso andare di qua. Oh, porco dinci. Io cambio missione. Non è possibile, non è che uno può stare a girare 50.000 ore. Ah. Ma perché non mi dai puntini puntini? Perché non mi indica nella mappa dove cazzo devo andare? Porca troia, oh. Che palle. Mi dissocio. Prendo le distanze. Cioè, qual è il problema di questo gioco? Esattamente. Il potenziale altissimo. Peccato. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Vedi, è lì. Ok, devo capire perché non mi dà i puntini puntini come al solito. Prova a te, neanche se tieni premuto la mappa su. Ma neanche se vai su missioni. Vai su missioni. Segui missioni. Oh, la madonna. Ci voleva molto? Porco dio. Ah. È quella che devo fare, no? Trova la statua della strega orba, boh. Non devi mica fare qua del lago nero. No, ho cambiato perché non ci ho trovato dove devo andare. Corri, corri, corri! Beh, facevo prima di trasformarmi giù, che cazzo. Ma cazzo, non posso saltare da qua. E fu così. Eccola. Sembra la statua giusta. Qual era la parola d'ordine?
Interagiamo. Tra l'altro questo qua è subito nel corridoio del dormitorio di Grifondoro. Ah sì. Penso. Che posto incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Cos'è che dovevo fare? Assurdo. Esplora il passaggio segreto, c'è scritto. Un montacarichi. Ecco come scendere. Ci vuole riparo. No, Lumos. ho sbagliato. Che cazzo ridi? Ci vuole riparo, proteggo, Lumos. Ops. Ora è tutto aggiustato. Visto? Mi sono brava? Sembra che abbia funzionato. Ah no, è entrata da lì. Volevo controllare che fosse saldo. Giusto? Giusto. Sorbetto al limone. Dammi la parola d'ordine. Mamma mia. Madonna mia, ma guarda che si incastra nel. Mamma mia. Che gioco, signori e signori. Best gioco Speriamo nel 2. ever. Non cesserà mai. Speriamo nel 2. Speriamo nel 2? No, non penso, non so neanche come potrebbero farlo il 2. Cioè, la fine Hogwarts è quella. Ma no, ma non ne fanno il 2. Poi sarà lunghissimo questo gioco. In realtà ho guardato, non, cioè, non ci voglio Ma tantissimo che da senso. finirlo. Basta con i ragni, però. Brucios. Incendio. Dai, fuori dai coglioni. Oh. Cosa devo fare? C'è la piuma, quindi devi Sono fare fin da qui. leviosa. Ah, già. Come faccio a uscire da qui? Wow. Oh no. Oh no, perché non sale più di così? E Che ci sei sopra te? quindi? Non devi andare Ah, dentro. ok. Ah no, devi usare per salire, Devo salire, ok. basta. D'accordo. Devo riuscire a passare oltre. Riparo. Ah no, invece no, era la piuma Leviosa. sempre. E quindi? Salta. Devo saltare? Corri, salta. Salto! Oddio. Minchia, è tutto storto, però ce l'hai fatta. Vabbè. Riparo. Leviosa. Oddio. Vabbè. E basta. Ste cazzi ragnatele. Ah, L'immortale. vedete che ci sono i ragni giganti su Salernitana. Dove cazzo devo andare? Allora, Riparo. riparo. E poi leviosa, giusto? Leviosa. C'è qualcosa che intralcia quella piattaforma. Ancora un ultimo sforzo e potrò passare. Ok, c'è qualcosa che trancia con la piattaforma e cosa devo fare? Prova a fare accio. Ah, dici? No, di là! Giusto? Leviosa. Andò. Oddio! Funzionato. Voilà! Corro, 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 mi fa morire! Corro, 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 corro! Questa deve essere. Devo trovare il modo di aprire quella Ma porta. dai! Incendio! Facile come bere un bicchiere d'acqua. C'è qualcosa di Sento odore di interessante? luce. Mielandia deve essere vicina. No. Oh, minchia, ha spaccato tutto, scusate! E queste robe? Revelio. Sono nascosta. Vuoi camminare? Ok. Oh, un guanto super figo. Un guanto normale. Ah, un guanto figo. Oh no. Sì. Come faccio? Aia. Non volevo buttarmi così. Oddio! Torna indietro, torna indietro. È buggato. Ah, già qua. Vuoi salire? Madonna mia! Bello, Hogwarts, ma hai tutti i soldi spesi. Esci. Che dico in chat? Sai che no,
Madonna, sai che spara incantesimi a caso. Madonna mia, raga. Le magie Katsum sono le migliori. Quindi, e ora? Mielandia. Sento il profumo di cioccolata. Dove saranno quei pungiglioni di Billywig che servono a Garrett? Dove saranno? Qua saranno. Oh, sono uscita, mi sono tornata giù, mi sa. Lol. Sto male! Come si esce da questo posto di merda? Cito, esatto, senti, voglio tornare su. Pure che caricamenti troppo lunghi, zii. Ah, oh, ok. Leviosa. E la capretta. Però la capretta. E tu? Sì. È la seconda volta che Mac Volo viene in live, gli dico di fare la sub e non la fa. E sparisce. Ma ancora, eh? Gli devi dire qualcosa. Che gli devo dire? Gli devi dire qualcosa. Ma Volo, dai, fai la sub. Tanto a chi la fai? O so io chi la fa. Aia. Ho i pungiglioni di Billywig. Dillo, eh. Devo tornare da Garrett. Chissà come sarà questa sua nuova ricetta. Si può uscire da qui? Revelio. Oh wow. Wow, ho trovato un coso. Per salire di livello, sono livello 3. Bambino, un bambino. Ma cosa c'entra il bambino, scusami? Eh no, fai leviosa. Ma bambino, puoi farlo? Che ne so, non penso proprio. Come nel film, wow. Hai visto? Come nel film. Vabbè. Come nel film. Basta. Questo no. No, questo no, infatti. Che merda. No, scherzo. Ti immagini. Come no, che merda. Immagino non seguire il film ogni Vedi, cosa. Io voglio andare lì. C'è un forziere gigantesco lì. Come si fa? E adesso? Non si può. Questa porta qua, no. È stata tolta una torta normale. Ho detto la torta, ho detto la porta. Ah, quale porta? E non c'era una porta non su c'era quella... una porta, scusa. Dov'è sì, porta? Lì, dice quelle candele, c'era... qua. Ah, c'è l'omora qui. Lo sblocchi al fancul decesimo livello. Posso uscire? Orca troia. Tu sei un mago, cheat proprio. La scala. Ma cosa hai fatto? Se lo meritava d'altronde. Vero? Un po' sì. Ma devo correre per 617 metri? No. Ma teletrasportati, scusa. Infatti, ciao, ma che cazzo. Devo tornare a Hogwarts. Perché sei andato indietro? No, c'è una Hogwarts. Vabbè, mi trasporto qua. A caso, perché? No, no, devi fare con la X. Li mortacci di questi tasti di merda, madonna mia. Raghi! Basta, disinstalla, domani non gioco più. Oh, guarda, oh, non vedo l'ora di giocarci. Gioco di merda. Funziona un tasti dei ragni brutti. Sai perché? Perché ci devo giocare più spesso, così imparo i tasti. Vero? Per quello. Un gioco di merda. Ma si sa che quando io insulto qualcosa in realtà mi piace molto. Ciao, bella signorina! E quindi lei ci fa schifo perché non l'hai insultata. Kenny, cosa che mi fa schifo? Lei ti fa schifo perché non l'hai insultata, quindi.
perché mi dici che di qua apro la strada, me la dici di là? Perché si vede che la strada migliore è dall'altro lato. E qua vai contro il muro. Allora, senti, adesso mi incazzo. Dall'altra vai, parte, cazzi. Proprio. Il teletrasporto. Ma questa telecamera è un po' troppo alta, raga. Però io non mi metto a sistemarla, perché appena la tocco cade. Quindi non ci accontentiamo, vero? Vero. Un piede, allora. Un piede? Un piede? Un piede, Edo? Non ho capito cosa hai detto. Un piede. Un piede? Di cosa? Della telecamera. Sì, il monopiede. Eccomi, che figata. Ciao, Nina. Sto giocando ad Hogwarts. È proprio un gioco di merda. Non spenderli soldi, per questo gioco. Non vale la pena. Aspettate che lo scontano. Oi, oi. Esatto. Pensa che noi abbiamo diviso il prezzo, sennò mica... 70 euro buttati nel chest, no. Vabbè, sicuramente non avrei mai comprato la versione deluxe sapendo che c'era effettivamente solo quello. Che tra l'altro la veste oscura lì è bruttissima. A parte il mantello è bruttissima, cioè il cappello è da vero, scemo. Il cappello fa cagare. Davvero incredibile. Oh, ci accontentiamo tanto tu questo tuo bel faccino, grazie. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie mille. Ti farò sapere quando avrò distillato. Scusa, ritardo, ma non ti preoccupare, Mila. Quindi, ho fatto? Yeah. E vai. Cosa che ho sbloccato? Facciamo un'altra. Aspetta che però andiamo a vestirci meglio. Andiamo a mettere questi guanti. 20. Mamma mia. Questo? Niente. Basta. C'è da fare le pozioni o le devo shoppare? Una delle due. Soprattutto devi sbloccare la cacchia di... Ah, mi sa che è dopo quella dei ragni, quella della scopa. Allora, cos'è l'astrolobio per due? Ah, quello dove mi devo buttare nel lago? Ma se non mi dà la via dove andare... Ma perché magari anche prima non hai fatto seguimi, si divide sulla mappa. Facciamo questo, giusto. Vabbè, la facciamo per l'ultima. Facciamo questo. Quanto è distante? È vicino. Queste porte che fanno così mi fanno impazzire a me, ragazzi, ti giuro. E deve caricare. Guarda qua, purtroppo. Guarda che roba. Guarda che roba. Tutto ok? Ce la facciamo? Ah no, beh, Barolo, tranquillo, Tu sei lì sopra, non ti preoccupare. Rompe il gioco, immagina, per la porta e rompe il gioco. Madonna. Perché non è ancora caricato niente. Esatto. Velenosa, nessuno mi chiama più Puffskin Duncan. Ma sta zitto, coglione. Di essere davvero diventato più coraggioso. Ma sta zitto pure tu. Ha già interagito qua, ho già fatto. Corri! Ma a che livello devo essere per andare dai ragni? Io voglio cagarmi un po' addosso. Ci raccontiamo tanto, si vede... Zai, le tue porte sono lentissime. Ma è proprio il gioco che gira lentissimo. Guarda come si bugga lui, figa. Ma perché c'è un computer un po' vecchiotto. Purtroppo inizia a mostrare gli anni. Questo è un gioco super moderno, super avanzato, tra virgolette. Uffa. Anche se non sembra, è molto pesante. Sto male. Più che altro lo sto giocando anche in alta, cioè in abbastanza alta definizione, quindi... Sì, ma perché ti accontenti di 30 fps, ma in teoria non dovrebbe avere comunque tutti questi problemi un gioco del... Cioè, adesso diciamocelo. È stato notizio. Salute. Dove l'altra? Acciù! Presa. 2 di 5, vai. Una è qua a destra, subito. Dove? È andata a destra. Dov'è? Dove sono? E una era lì dentro a destra, poi non so che fine ha fatto. Andiamo. Reveglio. Dove? Eccola, guarda che vola la puttana. Accio! Un'altra è sopra. Ma dov'è? Ok, manca una. Questo deve essere il diario di... No, finito.
al suo posto. Non leggerlo, no! Lo devo leggere? Ma va. Cioè, boh, io non l'ho letto. Sono ancora finite? Ancora? Ci sono piani di sopra. Bastarde. Ok. Rivelio. Dove sono? Dove sono? Finito. No. Ah, manca un... Ma dov'è? Il piano di sopra, no, ma perché torni giù? Ci sono i corridoi qua, ci puoi andare. Ma secondo me non c'è. Ah! Ma appunto. Ecco, puttana! Dove sei? Preso. Questo era l'ultimo libro. Ora vanno portati a Cressida. Dai, mo glieli porto sta troietta. 10 minuti io poi ti abbandono. No, no! Che mi devi sostenere con le cose dei ragni. Te l'ho detto, Zai. Dai, allora adesso vado a fare i ragni. È lunghissima la missione dei ragni, io te lo dico. Oh, ce la posso fare? Ah, che cazzo. Sopra? Cosa sono scesa a fare? Ah, no, dico. Mi sta buggando malissimo Twitch, in che senso? Infatti, ma in che senso? Comunque anch'io pensavo di giocare fino alle 11 e mezza. Allora fai altre missioni secondarie. Quella dei ragni la fai la prossima volta. Perché è lunga? È molto lunga, ci sono tantissimi ragni da uccidere. Vabbè, ma quella la facciamo, dai. Però non voglio le pozioni. Ecco, tieni. Beh, ho imparato la lezione. Certo, ti caghi di più sotto se non ci sono io che... sì, voglio che faccia... Sarà stato horror. È un po' horror, vero? No, sono ragni giganti come ci sono nel film. No, dai, però... Grazie al cielo, esistono ancora persone oneste. Però ha bisogno di pozioni, sì, perché io anch'io l'ho dovuto usare. Ecco, quindi... Devo prenderle, Ecco. Andiamo a prenderle. Senti, ma... Da chi devo andare a comprarle? E dal tizio delle pozioni a Hogsmeade. Ma se faccio una di queste qua veloci e poi mi muoio dei ragni? Una di queste dici che sono veloci? Sicuramente quelle secondarie sono molto veloci. Comunque 10 minuti basta. No, no, e tu stai con me. Avevo detto che stavo un'oretta, già più di un'oretta. No, no, e tu stai con me. Uffa, aiuto. Porco diavolo, dove devo andare? Vabbè, dai, facciamo la primaria. Prima, però, devo comprare le pozioni. Ho due immagini following e due discover nel mezzo della chat. Prova a spegnere e accendere. Oh, metto questa, che è la principale. Però bisogna comprare le pozioni. Da chi devo andare a comprarle? Al negozio di pozioni di Hogsmeade. E dove cazzo è? Ah, Hogsmeade. Ma Hogsmeade è la cittadina. Cosa ho visto? Cosa hai visto? Con la coda dell'occhio, eh? Assurdo. Mamma mia, sono troppo brusso. Allora. Ecco, se giocavi a Overwatch, magari. Piano piano. Piano piano, questo da qua, due anni che... Da quando hai preso il computer che dici che giochi a Overwatch con me sul computer. Ti piace questo scherzetto? Allora, mi dispiace che c'è tutto buggato. Prova a chiudere, riaprire o riaggiornare la pagina. Piano piano, adesso ho attaccato tutto, lo posso fare. Lo faccio. Lo faccio. Vediamo. Scarico il 2 che dal PlayStation che non so come si fa. Penso dovrò andare. Ma penso che basta che avvii l'1 e ti dice no, guarda, non puoi più giocare l'1, devi scaricare il 2. Dovevo andare per fare... Negozio di pozioni è quello con la pozione nell'icona. Basta! Questa cazzo di Paimon ancora non l'ho cambiata. Dicevi scusa? È qua. Quindi ce l'ho di qua. Sì. Eccolo qui. Questo qua. Ah, c'è di fianco, no. No, questa è la banca. Ah no, no, perché? No, perché... No, no, no!
giusto, giusto. Perché vedevo il coso dei soldini, cioè, ma cos'è una banca? Invece vedi, vedi questa Paimon Cash? La dobbiamo cambiare. Non so come si fa, però. Cosa posso fare per te? Ah, ma perché stanno... Perché? Ma perché stanno facendo l'highlight del... del messaggio, e quando c'è il messaggio con l'highlight viene fuori Paimon. Come si fa a cambiarlo? Anche io voglio, voglio mettere una... E con i punti canale. È una cosa dei punti canale. Ho capito, ma il messaggio di Paimon, vedi? Bisogna mettere qualcos'altro. Capito? Sì, da è una cosa dei punti canale, devi andare da Twitch. Non da Stream Elements? No, è una cosa dei punti canale. Ma sei sicuro? Sì, perché quando metti i messaggi col evidenziati. E quindi cosa devo fare? Devo tolgo da lì Paimon? Ma non è un alerts che si cambia da... Ecco, vedi, non è un alerts che si cambia da... Non me lo ricordo. Secondo me cioè, non lo so, ma quel font qui, tra l'altro, è il font che scegli tu solito. Scusi, ma queste qua sono le pozioni? No, quelle sono le ricette per creare le pozioni. Le pozioni sono quelle sotto. Ma io non c'ho la pozione curativa, allora. Vai un po' in basso. Ah. Ne puoi comprare tre e costano 100 l'una. Bene, compro tutto. Saggia decisione. Grazie. Sì, ma sono poche. Queste invece? Sono altre pozioni di sono una cazzo. Per il combattimento. Vabbè. Vado. Vai. Vado a cazzo duro. Poi se muoio esco dal gioco. Capito? Cioè, secondo me è un alert di Stream Elements. Cioè, ok che è una cosa che riscatti qua, ma che comunque devi modificare su Stream Elements. Vediamo, comunque... ma ci sono già andata, ma non riesco a trovare... E devi cercare highlighted message. O messaggio sottolineato, messaggio evidenziato. Messaggio in evidenza. Deve andare questo, da secondo te o questo? Chi lo sa? Com'è questo? Capito? Dunque, io sono andato prima. Appena arrivi ai ragni vado. No, ma dai, ma cazzo! Non voglio fare i ragni da sola, c'ho paura. Vabbè, vedo se riesco. Dai che ce la fai. No. In fretta, vedete ragni. La tua guida per... C'è Rain che lui ha già, sta smurfando, quindi sai, ti dice cosa devi fare. Aiuto Rain, salvami tu per favore. Vai chiamare lui nel Discord. Infatti faccio venire il Discord. No vabbè, adesso faccio questo da sola, così sento bene la paura salire. Se non tanto vale, no? E questo va bene. Va bene, dai. Entriamo su DS. Quando vedo se ne vai, stiamo di supporto morale per i ragni. Madonna mia. No, che poi voi dopo fate casino. Scherzo. Sicuramente Ivan entra e fa che paura. Così mi cacco addosso. Eccomi qui, come promesso. Eccomi qui, come promesso. Basta questo cazzo di pane. Quella è la città preferita della... Sorprende Mosca, oddio mio, sfidare la foresta proibita. Ci posso credere? Non ci posso credere. Seguimi, ti accompagnerò il più in là possibile. Non rivedere il luogo della partita. Sì, sì, è sicuramente un alert di Stream Elements. Però ho guardato prima, non riuscivo a capire dov'era per modificarlo. Latino, capito? Come puoi immaginare, non ascoltavo molto. Lo modificheremo, metteremo qualcosa di Harry Potter. Basta evocare Paimon. Andiamo dei ragni, va. Qualcos'altro oltre alla vasca per uccelli? Aiuto, che paura. Sì. Alcuni punti di riferimento, un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene, un lago. Sono carini alcuni ragni. No. Grazie. Tipo i ragni quelli cicciosi che saltano. No. Sono molto affettuosi. No. Non hai visto i video di quelli che hanno ragni domestici? Me li fatti vedere tu, ma non mi interessa proprio. I ragnetti quelli che ti vengono lì ti fanno le carezze sul ditino. Come le carezze? Ma che stai dicendo? Sono dei ragni quelli che saltano, no? Ok. Sì. E hanno un'intelligenza molto elevata.
E imparano a riconoscerti. E quindi dopo un po' che ti conoscono, si comportano come degli animali domestici, cioè ti salgono sulla manina, si puliscono, ti fanno le Ma che carezze. Se smetti il schifo! ditino, loro ti avvicinano e ti toccano per dire, ah, ciao. Che schifo! Ma sono carinissimi. Adesso che sei carichissima con i ragni, io Mi lascio da sola. evanesco. Per forza, devi farlo da solo, un rito di passaggio. Va bene. Mangia, mangia i piselli. Il pisello ci sto mangiando, va bene. Va bene, dai, vi lascio, buona live, buona Grazie. continuazione, buoni ragni. Grazie. Ciao. Ciao Edo, buon gioco da Ciao. Overwatch, ciao. Noi facciamo questa missione dei ragni e poi chiudiamo, eh. Mangi i piselli così riesci a killare i ragni. Esatto, mi stavo dando la forza tipo gli spinaci. Sto male. No, vabbè. A parte questo, raga, fatemi sostain per favore. Voglio un sustain forte. Ah, veramente volete venire su Discord a darmi sustain morale? Mi metto su il Discord solo per chi è abbonato in just chatting. E chi vuole venire, viene. Basta che non mi fate spaventare, però, eh. Promesso? Cosa facciamo? Lo facciamo? Se vuoi, io ci sono. Oh, però non mi fate spaventare, se no vado via. Se no vado via e vi streamo il gioco così guardate da lì. Non ti faccio spaventare, va bene. Allora, per chi è abbonato, per chi volesse, vado su Just Chatting. Vi streamo il gioco. E ovviamente mi raccomando, chi sale su Just Chatting non deve dire le parole maledette che su Twitch non si possono dire, ok? Allora. Streamo il gioco così. Voi tenete comunque la live aperta, mi raccomando, che mi fate visual. E poi però guardate da Discord perché è in anteprima. Quindi vi aspetto, amici, così facciamo questa cosa dei ragni e poi me ne vado via. E poi vado a piangere in un angolo. Come in un angolo. Beh, raga, vi aspetto. Intanto mangio un po' di piselli. No, al massimo bandiera, no. Mi sa che non riesco a. Non ho il permesso, ma scusami. Devi collegare il tuo profilo Twitch a Discord. Comunque, se tu non ci riesci, mettiti in sala d'attesa che ti sposto. O ti metto io comunque. Ciao Rin! Ehi. Ciao! Ciao. Tutto bene? Sì, Sì? parla. Ti sentiamo bassissimo però, sai? Ora mi si sente meglio. Io ce l'ho al massimo. No, ho capito cos'è. Ciao Tuia! Ciao. Ciao, stellina in brodo! Tutto bene? Qual è la sala d'attesa? Quella dell'altra volta, Ivan! C'è scritto sala d'attesa! Lei osa, Grazie non per il follow, lesa. Gigi! Ho paura, adesso devo fare i ragni, ho molta paura. Andrea, Allora, tutto bene. andrà tutto bene. Adesso mi metto a piangere. Quella è la sala d'attesa. Ma figa! C'è il cazzo di Saturno di fianco alla sala d'attesa! Adesso piango. Piango in aramaico. Basta, eh? Eccolo. Ti do l'onore, ti do il permesso. Ruoli. Ecco qua, fatto. Ciao. Ciao, Kiseki! Piano. Quindi funziona? Ok. Ciao Mila! Buonasera, Buonasera persone, ciao. ciao! Che Ce l'ho bello! fatta. Ciao Mila! Ciao Ivan! Ciao. Ciao! Ciao. Oddio, non urlare! Ciao!
Scusate, scusate. Se comunque no... è ingiusto. Com'è che... Mi dite in diretta come si fa a collegare Twitch con Discord? No, non te lo dico adesso perché ci vuole troppo. Dai, figa, Zaira, smetti, ti dico la macchina. Ivan, ti ho già dato ti ho già dato il ruolo di stellina. Ora hai il ruolo, quindi puoi entrare quando vuoi. Va bene, grazie. Allora, non ti regala la macchina. Come potete vedere, Discord. Come potete vedere, io ho messo la stream su Discord, quindi potete vedere lì, perché se lo vedete da Twitch è in ritardo. Però non toglietemi la cosa. Allora vado, ragazzi. Ok. Vado, Sì, vai. Ma Rain, maestro? Sì. Incantesimi utili. Allora, vediamo... sì, direi che quelli che hai messo vanno bene. Vanno bene, l'humus non lo metto. No, sì, potresti metterlo, perché in alcuni punti è un po' buia. Ah, ok, quindi tolgo tipo questo, dai, e metto l'humus. Quello del... tira via quello per disarmare, che non serve a niente. Quale? Quello che ho tirato via. Ok, perfetto. Vado allora, Aiuto! Vado, Vai. Vado, Vai, Zaira, dai, al grido di Savoia. Attacca. Ma quanto è grosso quel ragno. Aiuto, io me ne vado, ciao. È stato bello finché durato. Attenzione, Zaira sceglie fuga. Non puoi attacca. Ma perché non si difende? Usa la magia che è ultima. Oddio. Uccidi l'instant. Non ho capito cosa hai detto. Niente. Fallo contro l'altro ragno, ucciderlo instant. Attento che ha sbucato. Ma si devono caricare le magie! Ok. Usa la magia normale fin quando non ti si ricaricano. Oh, sono morta. Non aspettare. Minchia. E poi si ricarichino. Ok, riproviamo. Allora, questo non è il senso di curare dorso spinato. È fatto apposta, apposta. Ci sono pure le classi di ragno. Perché Rina da giovane devo livellare. Non posso fare la cazzona, devo livellare, ma non ce la faccio, devo andare avanti. Facciamo avanti. Va. Ci sono sia le classi di ragno che la differenziazione dei ragni in base al colore. Ok. Adoro. Riproviamo. Questa volta seriamente. È morto? È morto. Quello è morto. Ok, questo coniglio. Cos'è quel robo minuscolo che corre? Dai che ce la faccio, dai che sto concentratissima. Ok, questo è morto, ma vero? Sono durissimi sti cazzo di ragni. Zai, ricordati che quando hai le due scritte sopra puoi usare la magia completa ultima che uccide istant quasi. Quella lì azzurra? Sì. Ah, tipo per questo? Magari... Per quello sì, Vero? Puoi usarla su quello. Mamma mia, che paura! No. Mamma mia, che paura! Oddio! Oh mio Dio! Forza. Ah! Usai. Oh mio Dio! Dai, Zai, questi ragni hanno solo due occhi, non fanno così schifo. Questo dici tu. Ah, questo è matriarca, addirittura c'è il livello. C'è i gradi. Sì. No, incendio, no, è stato troppo lontano. Non è un lancio di incantesi, oddio. È morto. Curati. È morto. Ma ti ha one shottato o sbaglio? Cioè, sì, quello è one shot. Sei proprio... Minchia! Sono veramente... Tieni conto che era stato colpito anche da ragni prima, quindi aveva meno vita. Meno vita? Ma... ma... Come funzionano le regole di istituto Hogwarts? Cioè, com'è che fanno a convivere con una tana di ragni giganti nel loro stesso territorio? No, ma perché questo... Perché è il bosco oscuro, questo. È la foresta proibita e tecnicamente gli studenti non ci potrebbero entrare, quindi... Non dovrebbe starne davanti. Giusto un paio di guardie lì davanti che controllano. Ma mi fa rinascere, ma i mostri che ho ucciso, cioè, sono uccisi, basta.
Sì, se hai beccato un checkpoint tra le uccisioni dei mostri, i mostri che hai ucciso rimangono morti, però non sempre. Ok, gli ho fatto un po' male. E a meno male. Guarda quanto gli tolgo, mamma mia! A distanza. Infatti, via via. Arretra. Ma sì, ha cagato un ragnetto? Ah! Sì. Sono lontano! Oh, signor. Colpisci con le magie. Non puoi scappare, devi colpire non con puoi scappare. Le magie. Vieni qua fuori, Sono ragni, non gliene frega un cazzo che non devi ci arriva fin lì. Non ci arriva. Vieni, bastardo, pezzo di merda. Niente, ha rotto il gioco. Ha arretrato abbastanza per trovare il muro invisibile. Vieni, pezzo di merda. Ma cos'è che mi attacca da di qua? Ah, ci sono altri ragnetti. Ma fanno gli attacchi a distanza i ragni? Sì, ti lanciano le ragnatele per catturarti. Oh, troppo questa battaglia. È terribile. Che schifo di buono. È qualcosa di aberrante. Vai dall'altro lato. Giusto, no. O da quello. Perché? No, te lo segnavo da quello. È confuso anche il gioco. Neanche il gioco sa dove ti deve mandare. È inorridito dalla presenza dei ragni. GG proprio. Guarda come sono belli i cadaverini dei ragni, proprio messi lì con le zampine. Sono la loro muta quella, non è il cadavere. Ah, la loro muta, che sì. Bello. Che cosa graziosa. Spariscono. Ah, ok. Wow. Le mute sono molto buone da mangiare. Sono ricche di chitino. Che schifo, ma cazzo, Ivan. Cos'è che c'è di qua? Ma dove stai andando? Boh, volevo vedere altri cosa nemici. C'è un cattivo. Lì sono nemici, è vero. Sì, i triangolini rossi sono nemici. Oh no. Cosa sono quei cosi? Ciao. Sono zombie, non ci sono di zombie. No, sono dei mangiamorte. Per essere un ladro. I cattivi. Cosa sono fatti così, mangiamorte? Perché allora praticamente questo Hogwarts qui è ambientato, cosa vuol dire? È ambientato nel è molto prima di Harry Potter, molto prima. Capito? Ah. Quindi mangia molto le gambe. No, e quindi R1 serve per lanciare le cose comunque. Non spaventarli. Cosa sono questi? Cosa sono dei gatti? Ma cosa no? Sono dei gufi. Sono i pumpkin. Ma vero, ma guardali. Oddio, ma sono delle civette che rotolano. Sono bellini, eh. Sono i gorgosprizzi. Sì, è la strada giusta. Comunque, per rispondere alla domanda, quelli tecnicamente non erano mangiamorte, ma erano cacciatori di animali. Ah, non sono mangiamorte. No, ok. No, sono cacciatori. Infatti sembravano troppo antropomorfi per essere dei mangiamorte. Cioè, mangiamorti sono tutti squisciosi, fluttuanti, lenzuolosi. Cosa cazzo devo fare? Ti devi avvicinare e sussurrare la parola. Grazie mille per la sub, stelline in brodo. Mua! Grazie mille. Io ho la squad qui con me su Discord che mi sta facendo su Steam morale, che ho paura a giocare a sto gioco. Ecco, cosa devo dire? Qua? Ciao Roxanne! E come faccio a sussurrargli la parola? 17 mesi sono tanti. Infatti, dall'inizio, Cioè, 17 mesi o un formaggio a media stagionatura, complimenti. Vieni, Roxy, vieni, facci compagnia. Dimmi, Irene. Cioè, avvicinandoti lì ti dovrebbe uscire il tastino. Che bello, mi fa piacere che sei buggato il gioco. Mi fa piacere che sei buggato il gioco. Ah, no. Ciao, Roxanne. Vedi quello? Ok. Insomma, Roxy! Non la sento io. Festa grande? Festa grande? Ciao Roxy! Festone!
Dove sei? Buonasera a tutti, buonasera signori. Mamma mia, vuoi sono... Oddio. Oddio. Cos'è quella roba? Ma è Gargamello. Bisogna combattere. Ricordati Barry. Ok. No, non è, era un blocco, è uno dei seguaci. Oi, Zai! Oi, ciao! Aspetta che sto concentrato in un combattimento! Fatti valere! Grazie! Fatti valere! Sti gnomini in merda, va! Dai, destro-sinistro, destro-sinistro! Vai, colpisci normalmente. Oh. Non c'è pericolo che... Ce l'ho fatta! Vero? Ora vediamo dove mi... Sì, sì. Però raccogliere così. Che paura, Roxy, mamma mia. Andiamo. No. Oh, un vestito? No. Cambiamoci d'abito nel mentre. Esatto. Dai, perché non hai ancora salvato? Brava, brava. Giunto della foresta nera. Bravo, non adesso salvo nera. Subito. Ma che si chiama? Guardate quella cravatta. Wow. Il cravattino sottile super stiloso. Oddio. No. Il cappuccio cambia tutto. Dei boschi. Il cappuccio cambia tutto, Ma così è più elegante. La divisa da 15. Ma no, la divisa da 15. Scusa. Con il mantello. Vediamo questo da cattivone proprio. Oh, che figo. Questo è bello. Questo è figo. Infatti, oddio, mi è diventato strabico. Metti questo, metti questo. Ha avuto un attimo di strabismo. Cattiveria. Ma metti il cappuccio, puoi mettere il cappuccio su questo? Boom, bitch. Bello, Sì, il cappuccio lo puoi mettere sempre. Schiacciare. Beh, salviamo comunque, figo. Perché mi sto cacando un po' addosso. Allora, salva. Appena. Comunque, a me si chiama Foresta Nera, non è la Foresta Nera quella. La Foresta Proibita. Proibita. Foresta Proibita. Foresta Nera in Germania, proibita. Non c'entra niente. Proibita. Vita Forest. Basta però i ragni, per favore. Come basta? Erano così carini con i loro occhietti rossi, i loro zampe. No, i ragni non ce la faccio battere. No, non ce la faccio. Vedi, io mi ci ho fatto in 2 secondi, hai visto che brava. I ragni. Ti hai dato un botto di... Vabbè, che erano pochi, dai, me ne aspettavo di più. Cioè, veramente due ragnetti messi così. Vorrei solo dirti che gli gnomi erano un livello 12 massimo, il ragno è livello 20, i primi che hai battuto, e tu sei un livello 12. No. Se l'è cavata bene, cioè hanno quasi il doppio livello eppure li ha aperti in due. Beh, insomma, per sì, 33 volte. Devo dire. Ok, con fatica, non deve essere semplice, altrimenti ti perdi il divertimento, giustamente. Giusto, Devi lanciarle un paio di bestemmie, un paio di anatemi, proprio. Boom. No? Mi sa che devi seguire un ordine. Ah no. No, sono un attimo buggato, ci vuole un po', poverino. Devi calcolare. Sì, esatto. La Madonna. Ponte. Andiamo. Comunque, Zai, consiglio, per quelli puoi anche colpirli normalmente, non hai bisogno di incendio per attivarli. Ah, ok. Però vabbè, mi piace fare le magie. Le faccio. Sì. Wow! Hai visto che... Oddio, ho perso un orecchio. Guarda, panchino! Ti hai tirato un acuto proprio veramente, cioè ti ha tra la scala subito. Ma fa culo. L'hai chiamato. Muori. Pezzo di merda. Bella. Morina. Dai. Attenzione, la macro violenta. Sono livello 13, ce la puoi fare facilmente. Sì, mi sembrano abbastanza debolucci, dai. Sì, dai, guarda. Dorso spinato. No, ma che cazzo è sto rumo? No, con l'incendio gli fai il mega critico, tipo. Sì. Oddio, un dente. Che schifo, mamma mia. Erano te li danno i denti. Zanna. I denti? Cioè, sono zanne. Sì,
Sì. Ah, ecco. Servono per fare le cose. Qua sotto cosa c'è? Per aprire le scatole di tonno. Cosa c'è qua sotto? No, basta. Cosa c'è sotto? Cosa c'è qua sotto? No, andiamo di qua. Andiamo dalla tana del ragno. La tana del ragnoniglio. Quanti cazzo ce ne sono? Ma io non li vedo. Ma vai, sì, però... vai. Fai il reveglio per vederli, perché se fai il reveglio te li segnala. Vero? Madonna, quanti. Quelli erano proprio lì sotto al buchino della grotta, proprio che ti stavano aspettando. No, sono no, piccini no. Questi? Sono quelli piccini non sono da attaccare, non ci sono problemi con quelli. No, ma devo sono concentrare tipo... per attaccarli? Osservatore. Dai, quel coso. Ma sbucano dalla terra? Sì, sì, possono scavare. Si nascondono sotto. Ti accucci. Ma mi fa ridere che ti accucci. E così non la vedono. Mi accuccio così non mi vedono. Non è per quello. Si accuccia in automatico per passare. Ah, perché quando caghi giustamente vedi di sporcarti i pantaloni, giusto, giusto. Ma che cazzo, ma che... E non posso difendermi, come faccio? Ah, che... Oh, bello, se sei accucciata non puoi né... Se sei accucciata non puoi né colpire né... ma che merda, né... scusami, come faccio a passare? Devi entrarci. Dovevi entrare prima che ti notassero, tecnicamente. Tecnicamente, ok. Ma poi non si crea tipo l'effetto arena? Cioè quello lì me lo fa un po' effetto di bottiglie, effetto termopili, e fa un po' come gli spartani con Cersei. Un po' una fregatura. Dai. No, guarda quanti cazzo ce ne sono, lì mortacci. Allora fai l'altro giro, fai un giro dall'altra parte. Ciao, bello, fichi da. Il giro dall'altra parte. Anche per fortuna non hai visto, ma te li segnava il rosso e sono tipo tantissimi dal lato dove stavi andando. Mi può salire un po' la vita, per favore? Ok, perfetto. Allora. Non ti hanno seguito fino a qui. Ah, ok, non mi serve qua. Mi serve di là, giustamente. Ma non mi serviva andare là con i ragni? Non devo fare qualcosa? Oddio mio! Inchia! Oddio! Guarda come corrono! Ma non mi serviva andare là con i ragni? Non devo fare qualcosa? Oddio! Ah, lo so. Mamma mia. Fanculo. Ma basta, calmati. Ok. Sei morto. Sento le rocce. Sei morto. Scusa, sei morto? Mi viene il dubbio che... Scusi, signor ragno, respira ancora. Mi viene il dubbio che lì dai ragni c'è qualcosa che devo prendere. Per quello, sai perché ce ne stanno così tanti? Cioè, qua mi sembra che... Allora devi entrare. Devi entrare e affrontarli a testa alta. Dai, devi fargli vedere... Devi fargli vedere chi ce l'ha più grosso. Sì, oddio. Sì, va bene. Se proprio devo. Let's go, vai. Oh, mamma mia. Ah, non ce ne sono più. No, guarda figa. No, ce ne sono tanti. Proprio tantoni. Non è che sono un livello bacche schifo. Ah, proprio così? Hai visto? Cioè, si è alzato e ha scelto la violenza proprio. Hai visto che magia? Minchia. Cos'è la magia quella lì? Allora, fin quando stai... Ma che cazzo? No, ma entra dentro, li ammazzi tutti, Dio buono. Vai! Ti a pugni proprio. No. Ti tiri cazzottoni. Ma scusami, come hai fatto a lanciare quella magia super violentissima? Perché... Ma perché non attacca? Oh, madonna. Adesso attaccano. No, perché non attacca perché quello lì era... tiratore. Ah, praticamente ti spiego, lui carica due super mosse e tu le puoi utilizzare quando vuoi. Hai visto quanto era semplice? Okay. È easy, infatti. Guarda. Mi aspettavo di peggio. Oh, ma che bella la pelle morta dei ragni. Madonna, mi guarda qua, visto, ti ho detto che casco di... I ragni custodiscono dei forzieri contenenti roba, degli occhiali. Io ho combattuto contro quei ragni per che cosa esattamente? Per un bello mi fanno, mi distraggo un attimo e arriva la Dea Roxy e bastarde figli di puttana,
Non posso utilizzarlo? Cosa? Ci vuole perché? No, fino al livello 14. Pezzi di merda. Comunque qua mi dicono in chat, Max, mi distraggo un attimo e arriva la Dea Roxy. Sorry. E faccio, certo. Chi? La Roxy è sempre qua con me. Mio amico Max. No. Ah. Come ho tutto sti minchioni. Guarda come cazzo corre. Come ho tutto sti minchioni perché cosa? Vaffanculo. Gli occhiali che non puoi usare, ma sono da vista. No. Non credo. No, tecnicamente cioè, non sono da vista. Potenziamo soltanto. Vero? Non devo andare di qua. Ah, ok. Cioè, dico, con gli occhiali da vista non so che cos'è. Ah, vieni che ti inculo davvero. Vieni che ti inculo. No, i ragni poi. Cioè, ma anche perché poi di buchi non è che ne hanno molti. Cioè hanno la bocca e vabbè, sì, no, in effetti. Pure dietro. Sì, il bello è che tu stai colpendo quello che era più lontano e non quello che era più vicino. Guarda che ne hai ancora uno vivo dietro. Ah, oh, signora. No, è andato, è morto. Adesso è morto. Il povero PG che è tutto pieno di spruzzini di ragno esploso verdi. Ma perché qua non mi dà un'altra strada? C'è una strada di là pure. Dove cazzo devo andare? Ci riuscirò anch'io. Sei dentro una grotta che è praticamente un labirinto. Hai fatto un fatto spostare. Scusa, ma qui... da dove sei arrivato? No. No. Vabbè, andiamo dall'altra parte. Lo vuoi un consiglio? Sì. Per continuare da quella parte? Se vai avanti, dove eri, dietro ai massi c'era il terzo. Ah, ma tipo qua? No, per andare avanti con i tre aggeggi per aprire la porta. E devo farlo secondo te? Cioè, io l'ho fatto per andare avanti. C'è un tesoro? No, c'è proprio un'altra strada, se non sbaglio. Ah, c'è un'altra strada. E qua, scusa, questo è un tesoro. Qua è la parte del tesoro. Ah, simpatici. Pezzi di merda. Ah, quindi devo andare per forza di là. Raccogli. Beh, cos'è questa roba qua? Agni. Con piantine che puoi raccogliere. Ok, allora andiamo a fare quella parte là. Dov'è che è nascosto lo train? Grazie che mi aiuti. Il suo amico Max, allora, che ha un gran sottone. Sì, Max, così. Come? No. Il grande amico Max, che vedo che non ha l'abbonamento al canale di Zero Rise. Infatti, il sottone non ha l'abbonamento al canale. Ai. Come faccio a infuocare? Con la magia normale quello lo becchi. No, incendio non ci riesci a beccarlo. Ok. Sì, ma... Non l'hai beccato quello in fondo? Ah, sì, vedi? Sì, l'aveva beccato. E allora non li hai fatti tutti in tempo, perché se uno dei tre finisce il giro, non ti si apre la porta. Fatto. Perché, sai che fai? Mi dai il sottone? Perché hai ragione, sì, esatto, io do il sottone e voglio la sub subito. Tu, zia Zazza, tengo il muto perché c'è il gattino che... che è il continuo, che carino, mi c'è. Tanto Tuia sconvoltissimo, ciao Tuia. Niente, Tuia, che sta con noi, ci sente. Però non parla perché c'è il gattino sconvolto. Ciao. Ciao, sono qui. Ecco. Per un po'. Oddio. Che vocina. È partita una prima occhiettaggine. Andiamo. Basta ragni però, No, madonna mia, beata. Tu non sai, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, dai, vai avanti e ammazzali tutti. Mamma mia, non voglio io. Pestali a sangue. Pestali a sangue. Oddio, prendere a casa. Sto male. Accio casa. Accio casa. Voglio andare a casa. Non credo funzioni così. Molte volte giocando in questo gioco.
Belli soldi. Che Richard Cornacchia abbia lasciato i soldi, non ho capito. Ma lui dove sarà? Ma è di qua che dovevo andare. Ah, ok, sì. Oh, scendi. Aiuto, perché sono così in silenzio? Mi fate un po' spaventare. No, no. Mamma mia, guarda! È una fortuna che Cornacchia non sia caduto lassù. Cornacchia? Sì, no, ma si chiama Cornacchia, è il nome del tipo morto. Tipo, del ma fantasma. Allora, Ivan, oh, cosa? cosa ho fatto? Non segui il gioco. Sono innocente, sì. Adesso. Adesso. Ho visto i ragni che esplodono, sono appagato. Io non vado là, col cazzo che ci vado. Che poi comunque i ragni dentro non sono verdi, giusto per info, che lo sappia almeno. Io vi devo lasciare perché è arrivata l'ora per me di andare. No, Rin! No! E adesso Zero come farà senza nessuno che le dà consigli preziosissimi tattici? Oh mio Dio! No, eh! E niente. Dai! Zai, ciao, mi dispiace, ma giuro, se arrivo sul pullman e sei ancora in live, torno di nuovo a farti sostegno e a darti consigli. No. Zaira rimane senza il suo ufficiale tattico, è spacciata. Zai, i bottoli che vedi davanti, puoi farli esplodere con incendio e non escono i ragni. Questo è un ottimo suggerimento. Ma perché? Cioè, vai. Escono i ragni. Lammenwerfer. Se no escono i ragni. Ma come faccio a farli esplodere tutti con l'incendio? Oppure colpiscili anche con incantesimi normali. Ah, ok. Recupera vita però prima. Fatto danno per esplodendo. Ciao. Buon viaggio. No. Che poi tra l'altro è molto bello, su ogni social ho un nome diverso, quindi la gente non mi riconoscerà mai. Devo trovare un univoco. Aiuto, ma escono i ragnettini piccolini da lì? Non ho capito, per quelli grossi già formati pronti a farti il culo. Lancia gli incendi per non farli uscire. Anche uno, muori! Ma li fai fuori in un alla secondo, dai! Sono piccolissimi. Allora. Ok, morto. Piccolissimi. No, dai! No, non sono piccoli, okay. Quelli non sono piccoli. All'inizio era grossissimo e cattivissimo, non ce n'è più. Meglio così, no? No, però... Cioè, aggiungi lei. Pure che arrivi, visto che arrivi. Ah, no, però c'è il counter dei ragni. Cioè, proprio il counter, c'è scritto 19 su 20, ne manca uno. Teoria. Ecco. No, è missioni quelle. Vedi, sfida completata. È strano. Ah, vedi? Figurati, sarebbe troppo bello. Ma di lui non c'è traccia. Incendio. Bravo. Incendio. Ma è lo stesso doppiatore di Peter Parker o sbaglio? Come faccio a passare? Io mi sa che non passo. Oh, provo a fare accio. Devo aggiustare. Secondo me. Riparo. No, il cazzo. No. Devi fare un po' di cardio. Che cazzo devo fare? Poi dopo ci passi. Che cazzo devo fare? Forse devo fare il giro? Boh, vabbè. Affanculo, facciamo il giro. Che schifo. Madonna mia. Corri. Io sono Francesco! Devo andare dai ragni. Ecco dove devo andare. Di qua dove devo andare. Nessuno coglie le C. Tutti insieme? Ma come si muovono le giadri? Oddio! Che è morto. Proprio così, con le casse di legno. Incendio. Ma quanti cazzo ce ne sono? 40. Ah, no.
Sì, c'è quello che ti sta guardando proprio. Infatti, ho notato. Come ti guarderebbe un arrosticino, tipo. Che schifo, porca troia. Detto un mlem. Mamma mia. Che bel tocco di bipede, chissà quanto è buono. Che paura. Ah, qua vedi, qua era il posto, quello lì. Ma sono funghi? Sì, sì, i funghi servono sempre. Che bontà. Dico di orca lupo. Morta lupo. Roxanne, pure io dico. Non ci leggo. Boh, ho tentato di leggere quello che appena... non leggo. Roxanne, porco... Rompa, vai, vestiti. Mettiti una baretta da maranza. Ma che schifo è sto qua? Sì, sì, baretta da maranza, ti prego. No, però è più forte, aspetta che metto... metto era però... di maranza. Mettiamo l'estetica però, quella figa. Questa qua. Guarda che figa. Nice. Wow. Oh, che bello questo. Mamma mia. Wow, mamma mia. The Horizon Pussy Destroyer proprio. Che schifo. No, aspetta, com'è che l'ha chiamato il personaggino? Cosa? Come si chiama? Tizio. Tizio chi? Questo? Questo. Aiden Fox. Aiden si chiama, classic. Aiden Fox. Aiden Sventrapapere Fox. Che cazzo è? Aiden. Brutta roba qua sotto. Ma si scrive così Aiden, siamo sicuri? Aiden come si dice? Io lo scrivo. Scusami. Come si dice? Come Horizon. Come Horizon. Anch'io vado, sorry, buonanotte. Mi raccomando, Zai, fammi sapere quella cosa. Chi è? Notte a tutti, Max. Ciao, Max. Grazie per essere Max. Buonanotte. Buonanotte. Notte. Sono scarico. Mila, tu ci sei ancora, vero, qua con noi? Mila. Non c'è con noi in vocale qualcuno che si... C'è, ma è mutata. Non ci sono, non ci sono, ciao, però ero muta. Ciao, sì. ciao Mila. Ciao Mila. Dai, che sei brava a conseguire i danni. Grazie. Ma raga, dove devo andare? Destra o sinistra, secondo voi? Sentimento, al già. Centro. Dove ti porta il cuore. Andiamo se al centro. Molto utile. Al centro. Ehi. No, Oh, guarda, guarda come sono leggiati dei loro movimenti. Oddio, questo davanti a te. Mamma mia. Ma che cazzo è uscito? Quanto è uscito? Grosso. Oddio, ma... Aiuto. Ho sentito proprio, I sono uguali ma verdi. Sono stata brava però, Sì. Dio, che paura. Beh, grazie al cazzo sto migliorato. Che cazzo sono quei cosi? King. Quelli con la ciabatta non li ammazzi. Quelli one shotano, Oddio, anche tu lo one shot, sì. Madonna. Ho fatto le ulti su di loro. Bella lì, cioè. Ah! Guarda. Bella lì. Bella, Sì, di vaporizzati, di cattiveria. Hanno lasciato anche drop. Prendi il drop. Oh, li ho ridicolizzati. Cos'è quella roba? È vero? Un po' li ho ridicolizzati. Cos'è quei tarzanelli preluccicosi? Per il livello. Oh, possiamo metterci gli occhiali. Minchia. Cioè, andiamo a vedere. Gli occhiali sono dei plaschizzi. Importantissimo. Sono terribili. Che sballo. Sono terribili. Oh mamma mia, che sballo, raga. Adoro. Ma sono tipo per evitare che ti finiscano negli occhi i pezzi di ragno, no, che però... fai esplodere. Ora guarda, c'ho pure questo. No, allora, ecco. E allora. C'ho un bel viso. C'ho un bel viso. Ma ascoltami. Cioè, potevi scegliere di renderlo... epicamente ferregno con la maschera mangiaporte. No, mangiaporte. Ah, aspettate ragazzi, perché no. La strada a sinistra allora avrà un tesoro, perché se non è un continuo andiamo a sinistra e vediamo e scopriamo. No, altri ragni secondo me. Però se c'è il tesoro, le elementali grosse. Se c'è il tesoro di qua.
no, no. Dai, però ti faccio, ti devo fare i miei complimenti perché io non mi ricorderei mai la strada. Cioè io la faccio e poi non mi ricordo da dove cazzo sono arrivata. Quindi. Ho notato una cosa, non so che io ho una memoria di merda, ma sono brava con le cose visive, per fortuna. Quindi tipo... io non mi sarei mai ricordata la strada alternativa. Ma questo però è un po'... è un po' un labirinto strano, eh? Fammi vedere. No. Accio! Cioè, in effetti è abbastanza intricato come posto, cioè... Accio! E queste cazzi piattaforme che si muovono. Eccolo il tesoro! Eccolo qua! No, eccolo! Opla! Un vestito, vedi che ne valsa la pena! L'immortaccio. Ma davvero? Cioè, quindi 40 ragni per un vestito ne vale la pena? Sì, perché oltre all'estetica ti dà anche il potenziamento. Ah, ok. Oh, no. Magari adesso è bloccato di nuovo, ah no, guarda, ok. È tutto viola. È tutto viola. Sono viola. Adoriamo i viola. Vero? Spettacolo. Sì, sì. Accio! Ui. Viola con la texture damasco poi anche. Ui. Davvero c'è i capelli sì, esatto. Sì, quelli capelli blu l'avrebbero acceso come un cerino nel medioevo. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma due medicine. Le medicine no, dai, no. Però in realtà nel mondo dei maghi no, neanche tanto. No, infatti, nel mondo dei maghi... Era già più normale avere i capelli colorati. Non me ne frega un cazzo nessuno. Al mondo no, normale no, però mi ricordo c'era il figlio di Tonks che è nato con i capelli colorati perché anche lei aveva l'abilità di da muta forma, tipo si poteva cambiare il colore dei capelli, il viso, tutto. Vedi. Era... Non mi ricordo il termine esatto, però mi ricordo che... Che il figlio di Tonks aveva proprio i capelli blu, se non sbaglio. Libri. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo. Cornacchia? Lunacchia, cornacchia culo. Ma come si chiama in inglese? La professoressa Capra Palla. Che devo mettere in un... No, e come faccio? Scusami, non faccio mica in tempo. Oh no. Ah. Perché devo cliccare giù e poi devo correre su, ma non faccio mica in tempo. Devi usare accio. Ah no, da qui, giusto. Giusto. GG. Swag. Ma ci ha fatto. Accio. No. Oh, madonna mia, c'ho paura che c'è un... Ecco, vedi quello in fondo là? Un ponte sospetto di Messina, vero? Lo vedi quello in fondo là? Quello è un boss. Quello, dove? No, non l'ho quello visto. Fondo, non ho la ulti caricata. L'immortacci. Beh, fai un paio di giri sul ponte, te lo godi un po' e poi aspetti che si ricarica la ulti. Ma quelli sono tre? Cosa sono? Madonna, non sono tre, guarda tutti quelli seduti. Grazie per aver... Sono i figli di Cornacchia. Andiamo a aprire il forziere, va. Un vestito? Il quaggimento pieno! Adesso sai cosa faccio io? Non ho capito, cosa è successo? L'equipaggiamento pieno, quindi andiamo a vendere un po' di cose. Andiamo a vendere questo. Ma la cravatta cosa ti dà di abilità esattamente? Come si fa a vendere? Oh no. Come si faceva a vendere? Dovevi andare dal tizio. No, anche qui lo puoi vendere. Da qui me l'aveva detto l'altra volta Reina. Ecco, adesso come facciamo? E niente. Non vendi. Testi full. Eh no, perché sennò poi non posso raccogliere più niente. Ma che cazzo è successo? Oh no, raga, hanno aiuto da casa. Cerco su Google, cerchiamo su Google, raga. Come si fa a vendere i vestiti in Hogwarts nella... Instagram. Sbaglio tutto. Allora, aspetta che c'ho... Allora, vendere. Non distruggere, ma vuol valore vendere. Sì.
Oh, vendere vestiti su Hogwarts Legacy. Allora, per farlo dovrà visitare alcuni NPC. Subito dopo le prime lezioni a Hogwarts ti verrà chiesto di andare ad Hogsmeade. No, non credo sia questo. Ah no, Hogwarts Legacy non contiene un menu per la vendita di oggetti. Sei sicura che si poteva fare? Mi ricordo di sì. Perché qui dice di no. Dici no. E tutti sanno che Google non mente mai. Nemmeno quando si tratta di scie chimiche e vaccini. Feti nei vaccini. Quindi li devo distruggere senza vendere. Guarda questo quanto costa, wow. Ma magari tipo lasciarlo lì e tornarlo a prendere più tardi. No. La foresta oscura, chi ci va più? E vabbè, ma è una bella esperienza. Bene. Davvero fatto tutto questo per degli occhiali di merda che potevo anche fare a meno, grazie. Vabbè, dai. Ma sono gli occhiali con gli occhi di gatto. No, sugli occhiali che... Vedi che c'ha la freccia in basso, vuol dire che non vale un cazzo. Bello. Bello, dai, siamo pronti a combattere. Ma devi legnare tutte quelle statue. Sì. Bel lavoro. Ogni volta che dice cornacchia mi sembra che dica pernacchia e mi tilta eccoli. Tantissimo come eccoli. Cosa. Eccoli. Da quello più vicino magari, che dici? E che dici? Oddio, ma perché fai l'hummus? Perché fai l'hummus? No! Ok. L'hummus che vuole essere il protagonista. L'hummus che vuole essere oddio. O siete l'hummus massima? Ok. Oh, non è morto. Vuoi morire? Ok. Ok, chi è che c'è la mia live in sottofondo che sente me che parlo? Ok. No, aspetta, mia colpa. Mia colpa. Mia grandissima colpa. Guarda questo quanto è incazzato, Roxy. Non sono io. Hai visto? Sono con uno però. Esplosiva, esplosiva la zai. Ah, guarda quanto pesa, non lo porta neanche. Vicino. Quanto pesa? Questi mi one shottano. Questi mi one shottano se sei vicino. Oh, mamma mia. Mamma, salta? Cazzo saltano. Dici? Oddio. No, 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 no. Mamma mia. Minchia. Minchia. Via. Corri. Via. Corri Edoardo, com'è che si chiama? Aiuto. Mio Dio. A che salta? Come l'hai chiamato? Francesco, no. Sempre Eden comunque. Oh santo Dio. Sono morta, no? Eden, eh? Sì, Edoardo. No. Oh, vale. Oh. Molto bello che gli lanci gli incantesimi sul pacco. Non credo siano molto efficaci. No, esatto. Oh, si sono uccisi da soli. Allora, morto. Si è ucciso. Adoro. Da solo. Uno è andato, uno è andato, uno è andato. Che si gareggiare il protettore del pin. Come? Oh, ma il salto della quaglia. È il salto della quaglia. Adoro. Guarda. Mamma mia, che prova, avete visto? Che sta succedendo? Oh, mamma mia. Anziché leggere protettore del pensatoio, avevo letto protettore del pensionatoio. Madonna, mi ha detto che non andava. Wow, guarda che magia. 60 anni possono accedere a questo posto. Wow. Dove sei entrata? Dove sei finita? Non lo so. Questa è la metro di Catania, secondo me. Lese. Questa mia iniziata ad allagarsi. What? Oh, no. È certamente la metro di Catania. Oh no, Emo? Niente. Ma t'attacchi. Vabbè, uno sballo, respiro. Spero solo che questa fino a quando non riuscirò. Uno sballo, mi piace. Sono la bolla. Emo? Dai. Dai. Oi. Dai, vedi il lato positivo. Come minimo i ragni sono tutti affogati a quest'ora. Infatti. Oddio. Porca troia.
Non lo so, magari hanno fatto un bagno nell'ambro e sono diventati radioattivi e respirano anche l'acqua. Che può essere? No, no. Guarda che faccetto. No. Da Uke. Ce la mamma da mia, Uke, che manzo. Ma cos'è Uke? Uke è quello che lo prende in culo. Segreto. Termine tecnico. Hai visto? Adesso? Wow. Sono di quadri. Eccolo. Possibile? Possibile? Parla, parliamoci. Che bravo, vieni qui in culo. È con Cornacchia. No, non è Cornacchia. Credo di averla già vista ai pensatori. Lei è il professor Persivaldo. In persona. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Hai visto? La stessa età che lei e Isidora Morganac avevate quando siete arrivati a Hogwarts. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa abilità. Eh sì. Praticamente il mio personaggio vede la magia antica, tracce di magia antica. In questo dono ce l'hanno pochissimissime persone. Pensa fossero entrambi Uke. Possiamo accedere no. A di magia precluse. No. Lui non mi serve la Uke, ora fa. Ma quando è arrivato ad Hogwarts, secondo me era un botto Uke. Se vuoi lavando i cazzi in una stanza, lui ne prendeva 6. No! 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 Signori di Twitch. Si scherza. Si scherza. I cazzi sono dei dolci tipici brianzoli. Sto male. aspetta, devo chiedere. Non capisco bene. Perché quanti ne prende? No. Ti assicuro che non appena il libro sarà sul piedistallo, tutto diventerà chiaro. Ah, capisco. Le statue e le incisioni nella casa sulla scogliera. È lei. È la gente. Sì. Ah sì, lei è un veggente, sì. Veggente. A parte che il tuo arrivo. Come cazzo sono doppiati? Vabbè, porterò qui il libro. Vado subito. A me la cosa che piace è che anche il doppiaggio. Il libro sarà al suo posto. Comunque, cioè, si capisce che è Harry Potter anche da come parlano. Fa troppo ridere questa cosa. Perché parlano un po' con una cadenza strana. Hai ottenuto dei punti talento. Oh mio Dio! Cos'è quello? Un fungo rovesciato? Sulle arti oscure? Mettiamolo sulle arti oscure. Un'ampolla. Scusate. L'ampolla è la stanza delle necessità. Ma sai, Roxy, che non ci ho fatto caso alla cadenza del doppiaggio di Harry Potter? Io quando ho visto la prima scena del gioco ho detto minchia, si sente che è un gioco di Harry Potter, che è una cosa di Harry Potter. Ti giuro, non so perché, ma è proprio anche il doppiaggio, dici. No, voglio le arti oscure. Non lo saprei spiegare, però. Forse non ho scelto gli stessi 5 doppiatori e li hanno ripescati dal mazzo. Non sono le voci che mi ricordano personaggi di Harry Potter. L'impostazione del modo in cui parlano. Esatto. Oh, wow, guarda qua che figata. Che fanno le esclamazioni tipo allo stesso identico modo. Questo è figo. Può essere che hanno scelto un registro un po' più aulico. Cos'è per picchiare più ragni? No, questo è tipo fai danno a uno e fai danno a tutti quanti con l'attacco base. Ok, il danno ad area. Vero? Sono le granate, le famosissime granate. Stordisce, queste sono le cose oscure, gli incandescenti. Le flashbang Call of Duty Docet. Wow, bello questo. Così se sono circondata di ragni, gli incendi li trasformi in carbonella. Questi tutti li prende invece, anche quello è utile. Questo è da tutti. No, facciamo il fuoco, vero? Il fuoco. Si è alzata, ha scelto le fiamme. Sì. Ah, oh, anche li posso fare tutti volendo. Falli tutti, no? C'ho 9 punti, quindi direi. Oh, questo qua che mi piaceva. Okay. Hai punti da sbloccare, tipo. Oh sì, ho 8 punti ancora disponibili. Questo li stordisce, invece questo cosa che faceva?
E che cazzo fa? Esploriamo se effetto di una maledizione sui nemici. I nemici maledetti subiscono più danni. Questo. E se sono maledetti. È abbastanza utile. Vero? Anche questo è utile. Sì. Poi, principali, che cazzo è? Oh, wow. Non ti piace neanche la magia antica. Ti protegge preferito. Ma è lo scudo, ma è quello che ho usato per l'acqua, tipo. Ah, i proteggori riusciti contribuiranno all'indicatore magia antica. Ah, quindi tipo ti alzano di più il potere segreto, la ulti che ho utilizzato prima. Questo esatto, c'è un però... down. In teoria. Se riesci a proteggerti dagli attacchi, sì. Vedi? L'impatto della riduce il tempo delle cose di incantesimo, ci sta. Questo invece. Ah! Qua puoi scegliere, invece che cambiarlo ogni volta, tipo puoi scegliere direttamente. Figo! Figo, questo. È più comodo. Ma questo invece? Ah! Le cure, che a me servono sempre. Perché sei nabba. Esatto. Ma non è vero. Un po' sì, dai, Roxy. I ragni li hai aperti. Cos'è? Lancia magia antica, ferre e lancia armi su trotte nemici. Figo. Questo invece... Notare che stai potenziando tutte le cose che possono friggere ragni, quando i ragni non li affronterai probabilmente mai più per tutto il resto del gioco. Però pazienza, fa niente. Quello che stavo pensando anch'io, stavo pensando chissà quante altre volte poi li beccherai i ragni. Zero. Mai più. Misba, niente. Però dai, nemici. Ah, qua posso diventare invisibile. Ah, qua posso. Ma i ragni non ti sniffano. Ne invisibile. Anche se sei invisibile. Come? Dico, i ragni non ti sniffano anche se sei invisibile, cioè tipo sentono il tuo odore. Ma magari il odore di copre anche proprio l'odore, le tracce, tutto. Oh, wow. Proviamo. E adesso non c'è più una tana. Quelli che in realtà si scoprono degli ultrasuoni, dei suoni che ci sono intorno a loro. Vedi? Quindi basta che cammini accucciato e loro non ti cameranno mai. Zai, hai fatto tanta fatica per niente. Basta che camminiamo accucciata. Ecco qua. Due punti mi mancano, non so dove metterli. Mettiamoli qua, dai. Questo non l'avevo mica visto. Figo. Dai, mettiamo qua. Fatto, a posto. A posto così. Beh, io raga faccio l'ultimo pezzo e poi chiudo, Io invece mi sacco di saluto già, perché è arrivata a casa mia sorella, quindi... Tu cos'è che fai, domani è lunedì. Che io mi saluto già. Ah, saluti. Sì, voglio nonna. Vai nonna. Sì, voglio fare di nanni, che domani lavoro. Va bene, allora buonanotte. Buonanotte, Stellina! Buonanotte, basta che noi siamo arrivati a casa. Ciao, Roxy. Hogwarts, quindi. Guarda che bella, Hogwarts. Buonanotte. Buonanotte, bellissimo. Roxy. Buonanotte, ragazzi. Grazie della compagnia. Bacio. Notte, ciao. Buona continuazione. Grazie, ciao. Pubblico di Twitch, mi raccomando, fate l'abbonamento, che con Amazon Prime è gratis. Bravissima, Roxy. Così si fa. Ciao, ultime parole. Notte. Ciao. Ok, raga, ho salvato perché non si sa mai. Bisogna sempre salvare. Poi. Sempre dovunque. Facciamo quest'ultimo pezzettino e poi chiudiamo anche noi. Ne abbiamo fatto un po'. È stato divertente finché è durato. Ma... Rebellion. Niente. Okay. Ah, guarda là. Oh no, scusa. Sai come si fa ad aprire questa, Ivan? Lo vedi che si incazza quando ti avvicini? E non si fa aprire? Allora tu fai così, guarda.
Guarda Ivan, Guardo, vedo. Ah, ti occulti? Così non mi vede. E la prendi. Guarda come ci rimane male quando la apro, eh. Sì, guarda, è tutta agitata. Cioè, ma è consenziente, eh? Direi che, cioè, secondo me non voleva. Poverino. Cioè, se lei va dai carabinieri e ti denuncia, sei fatta proprio. Sto male. Oh, beh, dai, viene tutto però. Cioè, è rimasta molto male, ma almeno conteneva qualcosa di interessante, cioè ne è valsa la pena? No. Oppure hai vinto solo un'ordinanza restrittiva a caso? Probabilmente ho vinto solo un'ordinanza restrittiva. Bello. Allora, questo e basta, va bene così, andiamo. Pur, ma è ancora il coso viola addosso? Sì. Sì, è ancora il coso viola. Sì. E infatti è bellissimo. Coso viola. È tutto svolazzante. Sono di nuovo a Hogwarts. Come di nuovo? Sono... Intanto però gli ho promesso di fare. Direi che ne ho di cose da fare fino al suo rientro. Hai preso un libro che volava? Sì. C'era un libro volante e tu l'hai preso. Sì. Vabbè, si fa. Si sono fa. Di nuovo ad Hogwarts. Guarda com'è bello strabichino lui col suo occhietto che parte. Guardalo. Sta male. Ma se no gli è venuto lo strabismo per vedere ragni perché vuole tenere sotto d'occhio più ragni contemporaneamente. E quindi... Questa guarda che è uguale a me, uguale. Ma anch'io ce l'ho così un po'. Io cioè, no, tu. Cioè, un po' di meno, però, di lui. Cioè, lui ce l'ha proprio brutto, brutto. Mamma mia, c'è l'occhio strabico di brutto. Io c'ho l'occhio ballerino, si chiama. Nome. Se fisso una cosa. Per mandare il curriculum al teatro alla Scala. Quello... Sì, ce l'ho anch'io. Tra l'altro, mi sa che abbiamo lo stesso occhio, il destro, il tuo tipo. Corpo non identificato, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire che c'è per il corpo non cos'è? Identificato? Boh? Un tande? Boh? Alzini? Non identificato? Boh? Non si sa. Non si sa. Scaldacollo, cuffia, boh. Papillon. Che è pigiama? Cioè, perché pigiama tra tutti... è quello più alto al momento. Ma di cosa? Di potere. Il pigiama? 36. Eh sì. Perché il potere è del nostro nome. No, beh, cazzo, è pericolosissimo. Aspetta, cambiamolo. Mettiamo... Il mostro delle coperte, hai detto, tuia. Ho sbagliato, sono dislessico. Cos'è che hai detto? Io capisco che protegge dal mostro delle coperte. Sto male. Cosa hai detto? Non ho capito. Sto male. Ti protegge dal lupo nero, ecco. Ah, perché... il lupo nero, hai capito? Il mostro delle coperte. Io non so che coperte ci sono ad Hogwarts. Le coperte. Vabbè, ci sono i fantasmi, insomma. Ma in verità no, cioè, non basta, non servono i fantasmi. C'è un botto di gente all'anno che muore soffocata nelle coperte. Perché si impiccano da soli. No, no. Nel gioco, ad Hogwarts. Porca troia. Guarda come è ben illustrato quel ragnone messo lì così. Mamma mia, che schifo. Va bene, io direi che ci possiamo fermare anche qua. Sei abbastanza traumi questa sera, abbastanza sì. Zampe abbiamo visto. Abbiamo ma quanto visto. Costano gli aculei, gli artigli di ragno, le zanne? Quanto è che li puoi rivendere al mercato nero? Guarda che bello. Oddio. Servono per fare le pozioni, gli aculei di ragno di me. Oddio! Oh no, si inseguono, ma non puoi. Sono gli spiriti. Non ci si insegue con oggetti appuntiti affilati, è pericoloso, bambini. Non fatelo a casa. Sono ad Hogwarts, hai visto? Bene, bene. Ma c'era proprio il passaggio tra caverna dei ragni grossi e violenti ad Hogwarts. Cioè, bello! Ok. Perché cioè, dove Hagrid ha lasciato il ragnetto il suo amico. No, perché mi aspetto infestazioni di ragni giganti ad Hogwarts? Cioè che nel sonno ti arrivano e ti mangiano le coperte, però solo quelle. Ma che schifo. Sono buone, sono ricche di fibre.
le coperte. Sì, sì. Bene, niente, basta, salviamo. Allora. Contro l'S. Salvo. Fermi contro l'S, vediamo se funziona. No. Salvo. No. E salvo. In che senso? Perché due volte salvi? Ah, ma perché ho fatto due salvataggi. Ah, ma perché quella... Siamo nell'ala nord, non è mica quella dove non possiamo andare. Sto male. Ho capito. Sto... Ala nord? Sì, il corridoio... Perché non può andare nell'ala nord? Il corridoio nord non si poteva andare. È quella... Come? È quella proibita, mi pare. Infatti, anche secondo me è quella proibita che non si può andare di ala. Ecco perché c'aveva il passaggio. Hai capito? Non si può andare perché è collegata con i ragni della foresta nella cattiva fetente. Secondo me è per quello. Cioè c'è un buon motivo se si fanno le cose ad Hogwarts. Però i ragazzini, edgy, no, con i capelli colorati, vanno in giro a fare il cazzo che vogliono. Non si dice. Comunque ragazzi, ora ci salutiamo tutti quanti, che chiudiamo la live. Buonanotte, grazie mille a tutti. Buonanotte, fatti sogni belli. Mi raccomando, non sognate ragni. Assolutamente no, ragazzi. Anzi, grazie a tutti per essere stati con noi. Vediamo se c'è qualcuno che sta giocando ad Hogwarts. Glielo mandiamo. Si carica proprio. Hogwarts Legacy. Dai, uno che c'ha pochi. C'ha poche persone che lo guardano. Pochi sbrollowers. Questa Rita che c'ha 10 persone che la stanno guardando, dai. In quanti siamo? La 7. Numero massimo di ogni cosa. Siamo in 7 in live. Va bene così. Io andiamo. Vedo. Avvia Rite, vai! Tutti vai. Insieme, andiamo tutti insieme! Così almeno guadagno i punti per spammare i cosi vocali. Andiamo, andiamo da Rita, andiamo da Rita! Ciao a tutti ragazzi, buonanotte! Un ciao, bacio, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ok, io ho fatto il Rite, in teoria dovremmo essere passati. In teoria. Voi vi vedete passati? Vi ha passato? Sì, sono ancora live, Zaira, non è che non vorrei dire. Sì, io sì, però voi vi è passato? Ma io ho un audio di merda, cioè veramente sembra la cabina di pilotaggio di un aereo. Torre di controllo. Gentili passeggeri, vi informiamo.